salute figli. Buongiorno amici, oggi sto da Giuseppe Perrone, molti di voi già lo conoscono, allevatore di setter inglese conosciutissimo sia nella provincia di Lecce sia nella regione Puglia, ma anche in Italia. E per presentarvi una novità di Giuseppe, nonostante lui alleva setter da 40 anni, diciamo Sì. Giuseppe, diciamo, ha formalizzato appunto il suo allevamento andando ad ereditare un affisso storico della cinofilia italiana. Però di questo ci parlerà direttamente lui. Sì, è vero. Praticamente io ho iniziato 30 anni fa conoscendo Gianfranco Mattioni e lui era il titolare dell'affisso Valmarecchia. È diventato un amico, ma più un compagno anche di caccia, perché molte uscite le facevamo insieme. Lui veniva qui il periodo di settembre dove c'erano quaglie selvatiche, poi siamo andati insieme in Romania, in Albania e poi a Beccaccia, anche a Martina Franca, dove insieme all'amico dottore Barbano Raffaele. Ospite sempre lui Gianfranco che veniva qui e cacciavamo sempre assieme con questi cani. Devo dire che c'è stato il primo cane che ci ha dato tanto, tanto sull'allevamento e tanto per la conoscenza di avere le possibilità di capire come si va a Beccaccia. Questo cane ci ha dato tutto. Si chiamava Eric. Un cane che Gianfranco Mattioni regalò a dottore Barbano. Con questo cane noi abbiamo portato sempre avanti l'affisso di Valmarecchia e ancora oggi, dove io ho cercato di migliorare questa genealogia, perché hanno dato veramente dei frutti importanti per quanto riguarda la Beccaccia. Sappiamo tutti che molti cani, o quasi tutti i cani, vanno a Beccaccia. Io non voglio peccare di presunzione su questi cani, però molte volte si riesce ad avere una cosa che un'altra. Cioè, i miei cani sono cani che vanno a Beccaccia, Sono cani da caccia. cani da caccia. Molte volte qualcuno tentava pure di portarmi su un'altra strada, di cercare di correggere un po', sai, la morfologia L'estetica del... e tutte quelle cose che vanno sulle caratteristiche della razza, per carità, non dico di no. Però io pretendevo molto sui cani quando si usciva, quando si usciva il Il lavoro che cane da doveva caccia fare, deve essere il cane un da cane da caccia caccia. deve essere un cane da caccia. Per cui bisogna anche superare certe forme che magari su tante altre genealogie, cani che corrono, cani, ce l'hanno, questi cani non ce l'hanno queste cose. Non ce l'hanno perché abbiamo curato moltissimo il cane
da beccaccia, quindi molte l'aspetto volte venatorio del cane, no? Più che l'aspetto, diciamo, tra virgolette estetico, anche sono bei cani. Sì, sì, anche sono bei cani. Diciamo che comunque anche quello è stato curato. Sì, però sì, l'aspetto venatorio è rimasto. È rimasto sempre quello, e come la sapete, la stella polare, diciamo, bravissimo, portare avanti l'allevamento del setter. Ecco, quello è. Ho curato tantissimo il DNA di Eric, dove ancora oggi risulta sui pedigree di questo cane, perché sapete benissimo che perché 3, 4, 5 generazioni viene fuori sempre quel tipo di cane. E allora oggi io ho cercato di migliorare la cosa, perché ci tenevo tanto, perché questi cani mi hanno fatto capire veramente come si va a beccaccia, veramente che cosa vuol dire beccaccia, cane da beccaccia e tutto un insieme di cose. Io ringrazio sempre Gianfranco Mattioni, l'amico dottore Barbano, Raffaele, perché grazie a loro ho avuto questa possibilità di conoscere veramente questa forma di andare a caccia con questi cani, che hanno delle qualità veramente eccezionali. E poi so che da poco avete fatto anche un memorial. Sì, abbiamo fatto quest'anno, a febbraio mi sembra, abbiamo fatto un memorial a Raffaele Barbano, al dottore Barbano, insieme anche a Gianfranco Mattioni, proprio perché tutti gli amici che ci circondavano con i cani e Valmarecchia, abbiamo cercato di far conoscere anche da dove siamo partiti, chi erano i protagonisti, sia Gianfranco Mattioni che dottore Barbano, che lui ci teneva tanto con i cani, era quello che è molto bignolo, voleva sempre di più, cercava sempre le cose più assurde, però le qualità dovevano esserci sui cani da beccaccia. Quindi abbiamo ricordato sia uno che l'altro, facendo memoria a loro due, e anche gli amici, far conoscere queste persone dove sulla cinofilia contavano tantissimo. Sicuramente Gianfranco Mattioni lo conosceranno tutta l'Italia, perché era un giudice internazionale, quindi dottore Barbano un grande cacciatore, cinofilo, e quindi sicuramente dico, c'è anche questa grazia di avere, ripeto, conosciuto Gianfranco Mattioni, perché oggi grazie a lui abbiamo questi cani, perché se non avessimo avuto quella possibilità di incontrarlo, di conoscerci e di avere questi cani, probabilmente neanche l'affisso sarebbe, venuto. Così, quindi ma oggi la vita è un caso e alla fine le occasioni arrivano e bisogna pure cogliere. Certamente. E tu comunque hai colto questa occasione di portare avanti questa linea di sangue. Sì, e poi ripeto, questo è venuto fuori, l'affisso che è venuto proprio in questo periodo. Che ricordiamo come si chiama? Eredi Valmarecchia, praticamente, appunto, per ricordare loro due, ho ripreso non Valmarecchia, ma tutti i cani che ho sono tutti cani eredi Valmarecchia. Quindi abbiamo Eric, Artù, Lion, cioè tutti i cani che discendono poi da Eric, quindi il capostipite Eric e tutti gli altri cani sempre Valmarecchia. Con questo ho fatto questo affisso eredi Valmarecchia, proprio per portare avanti sempre il nome di questi cani che ci hanno dato tanto. Non capito. Adesso in canile come siamo messi? Cuccioli, cuccioloni? Ma sì, abbiamo dei cuccioloni molto belli, già hanno fatto le quaglie ad aprile, ci sono 4 cucciolate, di cui la prima mi sembra che ci hanno già un mese, e poi man mano gli altri 20 giorni, 15, infatti proprio ieri, mi sembra l'altro ieri. E un attimo. Giusto per chiarire, Giuseppe abita in campagna, sappiamo tutti che quest'anno era un po' difficile portare i cani in campagna, ma lui ci abita in campagna, perciò ha avuto la possibilità, la fortuna, insomma, abitando proprio qui, di comunque continuare nei suoi territori, insomma, l'addestramento del cane. Del cane, sì, questo è vero, sì. Infatti ce l'abbiamo proprio attaccati qui a appena 50 metri. Per fare chiarezza su questo aspetto. E niente, quindi questi sono i cuccioli che di quest'anno, non faccio molte cucciolate perché mi piace avere proprio la scelta di quelle fattrici che sono le migliori, quindi vado a prendere proprio il top del cane da beccaccia. Vediamo se qualche amico
avesse intenzione di, certamente, di prendere un Valmarecchia, certamente, un erede Valmarecchia, sicuramente, sì. Adesso quello è il nome, insomma, Giuseppe, sì, è disponibile, insomma, certamente, qualche cucciolone c'è, qualche cane avviato, non molti, perché purtroppo quelli vanno a ruba quando arriva il momento. Ripeto, Giuseppe, per chi non lo conoscesse, nel sud Italia, diciamo così, soprattutto nel sud Italia, probabilmente, sì. È un cinofilo, insomma, abbastanza conosciuto e apprezzato, e quindi non è semplicissimo trovare un cane avviato di Giuseppe, che qualche soggetto naturalmente rimane qui in canile, e sono i suoi cani, appunto, la sua fama, insomma, porta a cedere, non neanche riesce a soddisfare spesso la richiesta. Quello di Giuseppe, sì, quello sì. Perché poi volendo fare le cose per bene, non cucciolate giusto per fare. No, quello no. Si parla di pochi cani all'anno, insomma, e diventa difficile, insomma, poi la richiesta comunque sì, importante, sì, sì. Poterla... si selezionano anche i clienti, diciamo così, certamente, fra gli amici, insomma, e chi certamente è non si riesce a fare tante cose, perché bisogna fare poche ma fatte bene, perché avere poi tanti cani, tante cose, e non curarli, cioè portarli fuori, iniziare quelle che è l'addestramento, perché non tutti vengono a prendere il cucciolo di 2 mesi, cioè quello che prende il cucciolone di 4, 5 mesi, 6 mesi, che praticamente il cane non lo puoi lasciare nel box, devi iniziarlo, quindi devi lavorarlo, perché se vuoi fare delle cose fatte bene vanno fatte con quel criterio, se no poi alla fine si hanno dei cani, magari dei soggetti sensibili, con la timidezza, con la cosa, e il cliente, non sapendo, non avendo l'esperienza come qual è l'approccio giusto per portare o per iniziare questi cani, magari poi risultano dei cani nulli, e quindi il lavoro vero e proprio è quando si rimane qualche cucciolo, qualche cucciolone, bisogna anche lavorarli e portarli avanti fino a che, insomma, non sono pronti poi per iniziare l'attività venatoria, insomma, vera e propria. Poi dall'altro, Giuseppe è così apprezzato perché, oltre appunto a portare avanti ottimi soggetti, ti seguo anche dopo, cioè un consiglio, una mano per migliorare, correggere eventuali errori del cane, insomma, basta prendere il telefono, Giuseppe è sempre disponibile, si viene da lui, insomma, una soluzione, cioè, la si trova sempre. Ma sicuramente, anni di esperienza, insomma, se non trova lui le soluzioni, non le trova nessuno. E infatti. Poi spesso diciamo che siamo anche noi stessi cacciatori a non riuscire a vedere quello che c'è in un cane, e prendiamo tutto a 6 mesi, già prendiamo un soggetto probabilmente. Sì, ma infatti guarda, portare avanti un cane, cioè, ci sono anche giovani, no? Che non sanno da dove iniziare, quindi è proprio quello che hai detto prima, cioè l'aiuto che do a queste persone, a questi amici, è proprio quello di seguirli tempo a tempo, che cosa fa il cane, che cosa succede, se va bene, se no, perché poi sai, basta poco per un cane, cioè mettergli un difetto e rovinare quello che poi potrebbero essere le qualità sue, e quindi bisogna stare molto attenti su questo. Allora io su questa cosa curo, infatti chi mi conosce sa già che queste cose l'ho fatte prima e le farò sempre, perché so che bisogna continuare su questa strada per avere poi la trasparenza e la serietà del lavoro che uno fa, perché sennò perfetto, si farebbe come tutti, cioè allevare e vendere cani, no, io mi piace fare quei pochi soggetti, avere i cani giusti e poi seguirli sino alla fine. Va bene, Giuseppe, ti ringrazio per la chiacchierata, è stato bene, un piacere. Grazie a te. Grazie a te. I riferimenti per trovare Giuseppe li troverete nella descrizione del video, lì lascerò un contatto telefonico. Certo. Chi fosse interessato appunto a contattare Giuseppe per vedere appunto i suoi cuccioli, e ben volentieri Giuseppe. Sicuramente. Si trova a Cutrofiano, a Lecce, ma comunque, insomma, se qualcuno è interessato, la soluzione si trova sempre, insomma. Certamente, no, non ci sono. Perché anche fuori mandiamo dei cani fuori. Senza nessun problema, insomma. Perfetto. Va bene. Ciao Giuseppe. Grazie a voi.